Allora, mi sono la Trentin Palmina del 1927 e sono Quando è che lei è in da scuola? del 1934. E Parto dove? a Telvi di Sopra e ho fatto prima, seconda, terza, quarta e quinta. E dopo, non avendo raggiunto l'età di 14 anni, ho fatto una quinta superiore e una sesta, insomma, 2 anni dopo. Si ricorda com'è che la era un po' la scuola, la La sua scuola classe? la aveva il quadro della regina Elena. Il quadro della regina Elena e del Carlo Alberto di Savoia e il crocifisso in nero. Ecco, a destra, appena dentro dalla porta, era il ritratto di Benito Mussolini. Ecco. Dopo era una grande stufa a legna e vicino i feva a catastampo di legna perché la maestra o il maestro, quel che l'era, doveva continuare a stisare, insomma, ecco. E i banchi? I banchi erano alti di legno, e erano alti perché mi ero piccolina e trovavo difficoltà alla prima elementare andare su questi banchi, ma dopo mi sono anche abituata perché sarò cresciuta poco. E si ricorda quanti che aveva in classe? Sì, eravamo circa una trentina. Sì, perché era quei dell'anno dopo di me, del 1928 e 1927. 16 del 1928 e 15 del 1927 eravamo, sì. E i maestri? Maestri, avevamo diversi maestri che le si chiamava Amelia Mouchetin da Levico, che lei sta qua tanti anni, che la stava proprio, l'abitava qua, sola la cooperativa adesso, no? E una certa maestra Serafina Montagna da Udine, sì, che quella del frattempo, anche che lei sta qua, dopo la sa sposare, però è tornata e la aveva anche la mamma. E l'abitava qua a Estrosi, insomma, anche, e lei stava qua stabile, insomma, tutto il periodo scolastico e anche, forse, lì sta qualche periodo, sì. E se ricorda un po' che materie che fa? Sì, allora le materie era la prima religione. Scrivere, lingua, conti e geografia, disegno, canto, ginnastica e lavori domestici. Cos'è che prevedeva i lavori domestici? Ma noi, carino, la prima era la soletta, feri, qui do feri, si faceva la soletta. E dopo, come altri lavori, avevamo fatto anche l'imparaticcio. In terza abbiamo cominciato l'imparaticcio che si imparava a attaccare dobottoni con l'asole, dobottoni automatici, fisciarli, e dopo si faceva punto fisetta, punto erba, punto canela,
sempre con la luce, perché la maestra ne comprava, sempre a spese nostri, un tocchetto di stoffa, la puliva per esempio 1 metro di stoffa, la finiva a 4 parti e la ne diva un tocchetto di stoffa per uno, e là quello veniva l'imparaticcio. E si finiva dentro, si imparava a fare quei punti là. E dopo si imparava pian pianino a fare l'orla giorno e a fare qualche piccola ramenda, si tirava fuori i fili per poter fare un po' di ramenda, e anche il tascello, che dopo veniva usufruì in casa a aggiustare, perché noi il periodo nostro era quello di recuperare roba vecchia e continuare a aggiustare queste robe, questi vestiti, questi grembiali, le braghe degli uomini e tutto, insomma, quello. Ecco, e dopo, mi era dimenticato di dire che era anche il direttore che si chiamava Parotto, un certo Parotto. E veniva su una volta ogni tanto, veniva a far sopralluogo da Borgo a te su da Castello. Ecco. E alla fine dell'anno, quando che era gli esami, veniva su anche il decano, mi ricordo sempre, con un bel capello nero, e mi faceva gli esami anche di religione. Sì, a quegli anni la era uscita. E qualche gita, qualche momento di festa. Sì, momenti di festa, e mi insegnava a fare qualche piccola scenetta che dopo a Carnevale o anche a qualche festa particolare, e ne portava su al teatro, che per fortuna avevamo un bel teatro, piccolì ma bello. E là allora si faceva queste scenette, in compagnia con Gheranca, una piccola orchestra che suonava qua in paese, con il violino, la chitarra, il mandolino, il basso e l'organetto, gli diceva l'organetto. E allora con quella e sti scolari sì, si faceva delle belle recite, semplici, perché allora non era mia, e quasi sempre quei vestiti fatti dalle maestre, di carta, carta di quella, Cartapesta. sì, insomma, ti faceva anche fiori e così, di quella carta là, crespa. E le fila su sti vestiti, insomma, ma oddio, per noi era una bellezza. Sì. E allora durante l'anno, appunto, quando che era l'ora di canto, le la trasformava magari in recite, così alla fine si fece qualcosa di diverso. Sì. Bello, bei ricordi. Bei Dei ricordi, sì, mi ricordi. ricordo che avevo imparato quella di le vecchiette, le vecchierelle, che l'avevo fatta anche, di le zingare, e la pensi che le zingare a farne le nefeva sti vestiti su, come che le poteva, ma con una bella collana fatta, fatta di patatelle piccole, rivestì con la carta stagnola, e lei ne faceva ste belle collane, e noi portavamo un sacchettino, una carsella, di patatelle piccole. Ecco, e sta carta stagnola la era rara, ma era i pacchi del tabacco da naso, che gli era rivestì con la La carta, gli carta era accetta. fatti con la carta stagnola, sti
sacchettini che gli aveva dai negozi, da tabacchini. E sta la Maria Strosio, la deteneva questi sacchetti di carta stagnola per recuperarli a fare ste robette. Ecco, le collane, belle collane. E avevano fatto una scenetta delle zingare. Signori illustri, le zingarelle, anch'io vi dico, son proprio belle, cose ammirabili da far stupire. Signori illustri, state a sentire. La 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 la
proprio del periodo là che andavo a scuola, la m'insegna anche la poesia per dirvi sua mesantola che la si sposava al 20 di aprile. E allora mi lo imparava abbastanza e la mi insegnava anche bene. E così un giorno con la mia nonna sono andata al matrimonio e mi ha messo su una carriera a dirvi su sta poesia. E allora inizia. Alla cara santola, in questo santo giorno delle vostre nozze, la piccola figlioccia vorrebbe dire tante cose, ma non sa ancora esprimere bene i sentimenti del cuore. E allora lasciate che vi dica con tutto l'affetto e per i suoi cari. Siate felici, o cara santola, assieme al vostro sposo. Il Signore sia largo di ogni benedizione sopra la vostra nuova famiglia.